A difesa della democrazia, parole del presidente americano in un nuovo discorso all'indomani dell'anniversario dello sbarco in Normandia. Intanto Zelensky a Parigi ringrazia Macron per la fornitura di caccia, mentre Putin da San Pietroburgo minaccia con l'atomica. Vittoria subito! Domani l'Italia al voto, urne aperte dalle 15 di sabato fino alle 23, ultimi scampoli di campagna elettorale, poi dalla mezzanotte scatta il silenzio, si vota anche per le amministrative in 3.700 comuni, di cui 6 capoluoghi di regione. In Europa oggi ai seggi gli ungheresi, mentre dall'Olanda arrivano i primi exit poll. Incidenti mortali, giornata di sangue sulle strade. In mattinata sulla tangenziale di Milano si scontrano una macchina e un tir, 2 ventenni morti, altri 2 gravissimi. Poi nel pomeriggio tragedia Eboli nel Salernitano, in un frontale perdono la vita altre 3 persone. Tempo di Scipione, sull'Italia arriva il gran caldo ed esplode l'estate, sarà un fine settimana con temperature bollenti, ovunque al di sopra di 30 gradi, addirittura 40 in Sardegna, ma da lunedì Italia divisa a metà, pioggia al nord, sole al centro-sud. E buonasera a tutti voi dal TG2000. In apertura dunque le parole del presidente americano Biden, che all'indomani dell'anniversario dello sbarco in Normandia dice: gli eroi del 44 ci chiedono di difendere i nostri valori. Il presidente ucraino da Parigi ringrazia Macron per le armi, Putin da San Pietroburgo tuona: l'Occidente ha perso la sua egemonia. Antonio Soviero. Joe Biden torna in Normandia, in cima alla scogliera che i ranger dell'esercito americano scalarono 80 anni fa durante lo sbarco alleato. La democrazia americana chiede la cosa più difficile, credere che siamo parte di qualcosa più grande di noi. È un duro lavoro, inizia da ciascuno di noi, dichiara il presidente statunitense. All'indomani delle celebrazioni del D-Day, il capo della Casa Bianca ricorda che la grandezza dell'America non è una cosa del passato e chi nel 1944 lottò contro Hitler ora ci chiede di schierarci contro Putin. Putin, che poco prima, aprendo il Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo, aveva affermato: il mondo occidentale vuole mantenere un ruolo egemone che gli sta sfuggendo, per poi rivendicare che il tasso di crescita dell'economia russa è superiore alla media mondiale nonostante le sanzioni occidentali. In mattinata Biden ha incontrato il presidente ucraino Zelensky, con cui si è scusato per il ritardo nell'approvazione di un nuovo pacchetto di aiuti militari ostacolato a inizio anno dall'opposizione repubblicana al Congresso. Oggi, ha annunciato Biden, firmerò un pacchetto aggiuntivo di 225 milioni di dollari, previsti intercettori di difesa aerea, munizioni di artiglieria, veicoli blindati e armi anticarro, necessari a Kiev in sofferenza sul campo di battaglia. Zelensky, in difficoltà nel suo paese, è stato accolto come una star dall'Assemblea nazionale francese. Hitler ha oltrepassato una linea dopo l'altra, Putin sta facendo lo stesso. L'Europa non è più un continente di pace, ha dichiarato il presidente ucraino, che ha ringraziato Macron per gli aiuti militari. La Francia non è in guerra con la Russia ed è in grado di mantenere il controllo dell'escalation, ha affermato poco fa l'Eliseo il presidente francese con accanto quello ucraino. L'altro fronte in fiamme, il Medio Oriente. Il Qatar minaccia Hamas: accetti l'accordo di cessate il fuoco, altrimenti dovrà andare via dalla capitale Doha. Massimiliano Cocchi. Dopo giorni di battaglia con i miliziani palestinesi, l'esercito israeliano ha preso il pieno controllo del cosiddetto corridoio Filadelfia, ovvero il tratto di terra lungo 14 chilometri che segna il confine fra la striscia di Gaza e l'Egitto, una conquista strategicamente importante perché da lì partono molti tunnel che sbucano in territorio egiziano e attraverso i quali negli anni Hamas è riuscita a far entrare di tutto. I combattimenti in questi giorni continuano intensi poco più a nord, nei campi profughi di Al-Maghazi e Deir al-Balah, aree densamente popolate dove il rischio di colpire civili è altissimo. È avvenuto ieri notte a Nuseirat, dove 2 missili hanno centrato una scuola delle Nazioni Unite che ospitava migliaia di sfollati. I morti sono stati 40, oltre la metà erano donne e bambini. Le Nazioni Unite hanno inserito Israele, Hamas e Jihad Islamica nella lista di chi viola i diritti dei bambini nelle zone di conflitto, ma questo cambia poco. A Gaza si continua infatti a combattere e morire e una tregua al momento sembra lontana.
Hamas ha preso tempo per decidere sul piano di pace degli Stati Uniti, già accettato da Israele, per fare pressione sulla delegazione palestinese. I mediatori del Qatar hanno imposto un ultimatum: o accettano il piano, oppure i leader del movimento saranno espulsi dal paese dove, ricordiamo, vivono un comodo esilio. Si tratta però di un ultimatum al quale è difficile credere. A sparigliare le carte in tavola potrebbe essere invece la mossa di Benny Gantz, il principale rivale politico di Netanyahu. Domani sera dovrebbe annunciare l'uscita dal governo di unità nazionale nato dopo il 7 ottobre. Netanyahu si troverebbe così solo con gli alleati dell'ultradestra che non vogliono nessun cessate il fuoco a Gaza. Nel pomeriggio Papa Francesco ha presieduto nei Giardini Vaticani un momento di preghiera e commemorazione del decennale dalla invocazione di pace in Terra Santa che nel 2014 riunì i presidenti di Israele e Palestina. Basta guerre, ha detto Francesco, sotto i nostri occhi muoiono tanti innocenti, ha aggiunto, la guerra a fallimento di politica e umanità lascia il mondo peggiore di come lo abbiamo trovato, ha spiegato dal pontefice. Poi un nuovo appello per il cessate il fuoco a Gaza, per la liberazione degli ostaggi israeliani, per l'accesso agli aiuti umanitari. In Palestina e Israele, ha concluso il Papa, vivano uno accanto all'altro. Al termine della cerimonia tutti hanno annaffiato l'ulivo di pace piantato all'evento di 10 anni fa. L'Europa al voto. Ieri seggi aperti in Olanda, da dove arrivano già i primi exit poll. Oggi tocca all'Irlanda, domani all'Italia. Urne aperte dalle 15 di domani anche per le amministrative. Augusto Cantelmi. Dopo l'Olanda, che ha votato ieri secondo gli exit poll, laburisti e verdi guidati da Timmermans sarebbero in vantaggio sull'estrema destra di Wilders, oggi invece seggi aperti in Irlanda e Repubblica Ceca. Domani toccherà agli elettori di Italia, Lettonia, Slovacchia e Malta. Italia e Repubblica Ceca saranno le uniche due nazioni a far votare i cittadini su due giornate diverse. Il vero Election Day ci sarà domenica, quando gli altri 20 stati andranno al voto. Lo spoglio in tutti e 27 i paesi dell'Unione inizierà contemporaneamente a partire dalle 23 di domenica. Si vota con il proporzionale con massimo di 3 preferenze. Queste tuttavia devono riguardare candidati di genere diverso. Ad esempio, nel caso di 2 preferenze, donna-uomo o viceversa. Nel caso di 3 preferenze, donna-donna-uomo o viceversa. Donna, uomo, donna o viceversa. Per quanto riguarda l'Italia, la campagna elettorale si concluderà a mezzanotte. Le urne si apriranno domani dalle 15 alle 23 e domenica dalle 7 alle 23. Oltre 51 milioni di italiani saranno chiamati alle urne per le elezioni europee. Un terzo vota anche per le amministrative. In Italia si vota anche in Piemonte per rinnovare il Consiglio regionale ed eleggere il Presidente. Si vota anche in oltre 3.700 comuni, dei quali 29 capoluoghi, tra cui 6 di regione: Bari, Cagliari, Firenze, Campobasso, Perugia e Potenza. Lo spoglio partirà appena i seggi saranno chiusi dalle 23 di domenica e le schede delle elezioni europee saranno le prime ad essere scrutinate. Lunedì dalle 14 si passerà allo spoglio delle amministrative. L'economia, con il taglio dei tassi da parte della BCE di 25 punti base, fra i benefici mutui più leggeri, ma non solo. Federico Plotti. Dopo anni di rialzi e stalli, la Banca Centrale Europea torna a tagliare i tassi di interesse. 25 punti base, la riduzione decisa ieri dalla BCE, è la prima dopo 5 anni di rialzi. Meno 0,25 per le 3 aliquote di riferimento per il costo del denaro nell'Eurozona. L'obiettivo è quello di far tornare l'inflazione media sotto il 2%, dando un freno all'aumento dei prezzi che deve essere in linea con quello delle retribuzioni, dice la Presidente Christine Lagarde, anche se ammette le conseguenze positive di questo provvedimento si cominceranno a vedere dalla metà dell'anno prossimo, ma un effetto, forse il più atteso, è visibile già da qualche giorno e riguarda mutui a tasso variabile e finanziamenti. Il taglio dei tassi della Banca Centrale Europea è un primo taglio dei tassi a cui ne seguiranno altri se, come sembra, l'inflazione è tornata sotto controllo e non ci saranno nuovi aumenti dei prezzi delle fonti fossili e del gas. Questo primo intervento ha prodotto di per sé una riduzione di qualche decina di euro sui tassi di interesse pagati e quindi sulle rate sui mutui a tasso variabile.
ma l'effetto diventerà più corposo col passare del tempo se succederanno appunto altre diminuzioni dei tassi. Ma la riduzione dei tassi di interesse avrà però effetti negativi su correntisti, risparmiatori e i possessori di titoli di Stato che vedranno diminuire dello 0,25% il valore degli interessi che percepivano. Drammatico incidente in tangenziale a Milano. Un'auto si scontra con un camion, due morti di 27 e 29 anni. Poi nel pomeriggio ad Eboli muoiono altre tre persone in un tragico frontale. Il servizio. Una giornata di sangue sulle strade italiane. Questa mattina due giovani sono morti e due sono rimasti gravemente feriti in un incidente stradale avvenuto nel Milanese, dove si sono scontrati due mezzi che viaggiavano nella stessa direzione, un'auto e un camion. Ancora da chiarire le cause, ad avere la peggio è stata l'auto, un maggiolone che avrebbe sfiorato il camion durante un sorpasso all'uscita di una galleria della statale 36 del Sempione. Lo schianto è stato molto violento, il maggiolone ha ruotato diverse volte su se stesso per poi ribaltarsi. Tra le lamiere sono rimasti i corpi delle due vittime, Brede Rossi di 27 anni e Richard Busnelli di 29 e quelli degli altri due amici di 20 e 18 anni che ora sono ricoverati in gravi condizioni in due strutture di Milano. I quattro giovani si stavano recando al lavoro e apparterrebbero alla comunità nomade di Ossone, in provincia di Milano, dove erano molto conosciuti, illeso il conducente del mezzo pesante. E nel pomeriggio sono morte altre tre persone in un incidente avvenuto in località Santa Cecilia, frazione di Eboli, nel Salernitano. Secondo i primi accertamenti, due vetture si sarebbero scontrate frontalmente. L'impatto ha causato la morte sul colpo di una coppia di ultra-ottantenne di Bosco Trecase, in provincia di Napoli, e di un'ottantenne di Foggia. Non è escluso che il frontale possa essere stato causato dal malore di uno dei due automobilisti. Chiusa al traffico una corsia della statale 18. Sul posto le squadre ANAS, le forze dell'ordine, il personale del 118. Un anno fa la scomparsa di Cata, la bambina peruviana sparita all'ex hotel Astor di Firenze. Le indagini proseguono. Barbara Masulli. Traffico di droga, racket, scambio di persona, possibili abusi sessuali. Sono le quattro piste seguite dagli inquirenti che lavorano sul caso Cata, la bambina di 6 anni sparita il 10 giugno 2023 dall'ex hotel Astor di Firenze dove abitava con la famiglia. Secondo il procuratore Filippo Spiezia, la scomparsa della piccola di origini peruviane è frutto dell'attuazione di un piano ben organizzato e non di un'attività estemporanea. Una convinzione rafforzata dal fatto che c'è una porzione esterna all'ex hotel non coperta dalle videocamere di sorveglianza. I rapitori avrebbero sfruttato quel buco di immagini. Il procuratore ha anche detto di aspettarsi a breve degli sviluppi del caso. Al momento sono due le persone indagate, gli zii della bambina che erano con lei il giorno della scomparsa. Il padre di Cata rimane in carcere per furto. Lunedì sera, quando sarà trascorso esattamente un anno dal rapimento, a Firenze ci sarà una fiaccolata organizzata dalla madre affinché nessuno dimentichi Cata. Vivo sempre con la speranza di trovarla e che qualcuno parli. Continuerò a cercarla. Tutto quello che posso fare lo farò, ha detto la mamma, Mia Cataleia Alvarez, che poi ha lanciato un appello a chi l'ha sequestrata. Non mi interessa capire chi è stato, voglio solo riabbracciarla. Le indagini sullo stupratore seriale a Roma. Potrebbero esserci altri episodi di molestie o abusi messi a segno da Simone Borgese, il 39enne arrestato nei giorni scorsi dalla polizia per la violenza su una studentessa e già condannato per altri due casi, oltre alla studentessa, prima ancora una tassista. Se qualcuno ha subito abusi, denunci, l'appello degli inquirenti. Tensione in Terra Santa per la marcia dei nazionalisti israeliani e non mancano attacchi contro i cristiani. La corrispondente Alessandra Buzzetti. Alternano i balli agli slogan razzisti, morte agli arabi, andiamo a Gaza a raderla al suolo. Sono i giovani e giovanissimi supporter di due ministri oggi al governo che hanno invaso Gerusalemme qualche giorno fa per la marcia delle bandiere. Non sono la maggioranza della società israeliana, ma ne esprimono un'ideologia più radicale che non ammette diritti a non ebrei che abitano la stessa terra. Alle provocazioni verbali aggiungono quelle fisiche contro i negozianti arabi, contro chi veste un abito religioso. C'erano un gruppo di 20 ragazzi che danzavano vicino al Santo Sepolcro e tre di loro, mentre passavo, hanno sputato a terra. C'era vicino anche un poliziotto al quale mi sono rivolto perché intervenisse, ma non ha fatto nulla in mia difesa. A monitorare a tempo gli attacchi contro i cristiani a Gerusalemme e in Israele ci sono anche degli ebrei impegnati a tessere un dialogo oggi ancora più necessario, come Anna Benkowski, direttrice del programma per il dialogo ebraico-cristiano del Rosen Center di Gerusalemme.
È chiaro che questa guerra sta influenzando ogni aspetto della nostra vita e relazioni. La società israeliana si sta isolando e si sente intimidita anche per i vari episodi di antisemitismo. Questo ha un impatto nei rapporti con i cristiani locali perché sono in gran parte palestinesi. Ma certamente la crescita degli ebrei estremisti è molto preoccupante. Si sentono legittimati dal governo e dalla guerra e le aggressioni ai cristiani diventano incidenti da minimizzare, qualcosa di normale. Il Rossin Center ha presentato un primo rapporto che documenta gli attacchi contro i cristiani nel 2023. Più di 90 tra sputi, molestie fisiche e verbali, attacchi alle proprietà, ma è solo la punta dell'iceberg per la ritrosia dei religiosi di Terra Santa a denunciare le aggressioni. Il report raccoglie delle raccomandazioni sia alle comunità cristiane sia alle autorità locali, perché diciamo quello che noi vogliamo raggiungere con questa iniziativa è riuscire a promuovere una risposta alle ostilità, ma allo stesso tempo a creare cambiamento a lungo termine nelle relazioni ebraico-cristiane e nell'atteggiamento della popolazione ebraico-israeliana nei confronti della presenza cristiana. Un mese di preghiera dedicato a San Luigi Orione, la proposta che arriva dalla congregazione fondata dal santo della carità, Luigi Ferraiuolo. Nasce il mese di preghiera orionino ispirandosi al più noto mese ignaziano dei gesuiti per rinfocolare nei laici e nei sacerdoti lo spirito di Don Orione. È il risultato di un lungo processo terminato oggi dopo 2 anni con il capitolo dei gruppi di studio orionini convenuti a Roma da tutto il mondo. Il mese orionino è un'esperienza pratica spirituale apostolica che noi vorremmo proporre ai religiosi e religiose della opera di Don Orione per rilanciare e revivere il fuoco del carisma nei loro cuori. Vengono da noi i poveri più poveri e loro lì ricevono anche un'alimentazione adeguata che completa l'alimentazione della famiglia e anche educazione che completa educazione scolare. Nella Casa Generale di Via Etruria c'è grande fervore. La nascita del mese orionino è un vero e proprio evento per la congregazione diffusa in tutto il mondo. Io faccio del parroco nella nostra parrocchia soprattutto in 2 sensi. Prima in aiutare le famiglie più povere a inserirsi in un mondo che ci sono delle sfide, ma soprattutto con queste sfide economiche che sono in Argentina e nell'educazione dei bambini. Noi vogliamo crescere la nostra carisma di Don Orione e anche sapere meglio questo grande personaggio, il santo vero figlio di Dio, ma anche servo di Dio. Negli ultimi anni inoltre è stato messo in ordine anche l'archivio di Don Orione per offrire a tutti la scintilla della sua vocazione. Quando uno abusa nella nostra porta non dobbiamo chiedere sia un nome, sia una religione, da dove proviene, ma sia un dolore in che possiamo essere utili. Siamo al meteo con la prima ondata di calore attesa nel fine settimana, temperature ovunque sopra i 30 gradi, allerta in 6 città. Monica Di Loreto. Il gran caldo è arrivato sul nostro paese, una vera e propria ondata rovente che ha investito il nostro bel paese con temperature oltre i 30 gradi. Dopo un mese di maggio molto piovoso, la prima vera ondata di caldo è arrivata dal Sahara con l'anticiclone Scipione e ha fatto scattare anche la prima allerta emanata dal Ministero della Salute. Domani bollino giallo a Roma e in altre 5 città, Bologna, Campobasso, Frosinone, Latina, Perugia e in tutta la Sardegna e la Sicilia. Domenica però questo assaggio di caldo sarà il preludio ad una settimana con l'Italia divisa in due, da una parte temporali anche violenti e grandine al nord, dall'altra il caldo africano al sud, con temperature che si avvicineranno intorno ai 40 gradi, soprattutto in Puglia, Sicilia e Sardegna. Proprio i primi caldi dal sapore estivo trasportati dall'anticiclone africano forniranno il carburante aggiuntivo per la creazione di fenomeni violenti. Ancora una volta saranno le regioni del nord quelle maggiormente esposte agli eventi estremi e intanto la morsa della siccità stringe la Sicilia. Per 120 comuni l'acqua è razionata, un problema che coinvolge quasi 1 milione di persone, circa 1/5 della popolazione siciliana. In chiusura una notizia di sport con gli europei di atletica di Roma, doppietta azzurra nella prima giornata. Nel tardo pomeriggio alla prima gara, la 20 km di marcia, la campionessa olimpica Antonella Palmisano ha conquistato, lo vedete, la medaglia d'oro, secondo posto medaglia d'argento per Valentina Trapletti.
Bene, con questo è tutto. Adesso vi lascio al film The Farewell, una bugia buona. Grazie per l'attenzione e buona serata su TV 2000. Arrivederci.